qui con Marco Pergo del San Andrea, è arrivata la vittoria, la prima giornata di campionato, partita complicata, loro partiti forti, senza timore, grossa fisicità, voi con calma, pazienza e esperienza siete riusciti a portarla a casa. Sì, è vero, prima partita, loro una buona squadra che è la prima volta che incontriamo e all'inizio sono messi in difficoltà sì con l'atletismo, l'intensità, l'agonismo che ci hanno messo, e infatti sono stati in vantaggio per un po' nel primo tempo, però come dicevi effettivamente poco alla volta abbiamo mantenuto la lucidità e la tranquillità per fare il nostro gioco e quindi nel finale alla fine siamo riusciti a spuntarla. Dopo tanti anni di vittorie e di stagioni bellissime, non c'è rischio di un po' di appagamento della squadra? Quello è un rischio forse che sia in gioventù. Adesso ogni anno potrebbe essere per noi l'ultimo campionato, quindi comunque la voglia di andare in palestra, di stare in compagnia e di dare sempre il massimo fino adesso fortunatamente non passa. Vi conoscono tutti, tutti contro di voi metteranno il 120% per battervi. State pensando a qualcosa rispetto all'anno scorso, qualche tattica, qualche situazione in campo per sorprenderli e riaffermarvi anche quest'anno? Sinceramente vedremo di partita dopo partita e come andrà il campionato. Diciamo che la nostra conoscenza del basket è abbastanza ampia. L'arma segreta sarebbe trovare tanti giovani da supportarci in campo, però scherzi a parte vedremo un attimino cosa ci aspetta, gli avversari da studiare un po' durante la stagione, vedremo cosa avremo bisogno eventualmente nei casi di difficoltà. Grazie mille, sei stato gentilissimo. Grazie, ciao, arrivederci.